Ciao a tutti amici lettori, io sono Francesca e ben ritrovati sul mio canale. Dunque, in questo mio primo video in italiano su questo canale vorrei parlarvi dei libri che ho letto in italiano o che ho letto in inglese ma sono usciti e quindi disponibili anche in italiano che ho letto nel primo trimestre, quindi durante i mesi di gennaio, febbraio e marzo. Non sono tantissimi perché la maggioranza delle mie letture tende appunto ad essere in inglese e se siete interessati a quei libri potete letteralmente guardare tutti gli altri video che ci sono sul mio canale. Però uno dei miei propositi per quest'anno, per il 2022, era cercare di leggere più libri in italiano o più libri scritti da autori e autrici italiani e sto fallendo miseramente. Quindi questo è un po' un modo per cercare di spingere me stessa a tenere più a mente quello che era il mio proposito e fare qualcosa al riguardo, ed è anche un po' un modo per parlare dei libri in italiano che leggo, quei pochi per il momento libri in italiano che leggo, perché se dovessi parlare di quei libri in inglese e non sono ancora stati tradotti non avrebbe tanto senso, e io sono una persona abbastanza logica da questo punto di vista. Bando alle ciance, ciancio alle bande, ho 5 libri di cui parlarvi in questo video e ce n'è un po' per tutti i gusti, perché vi parlerò di un giallo, quindi narrativa per adulti, di un libro molto breve di saggistica, un piccolo saggio, di un libro young adult, un po' contemporary, un po' sci-fi se vogliamo, e per concludere due graphic novel, di cui una è molto particolare ma purtroppo non ho con me fisicamente al momento, non potrò mostrarvela ma vi prometto che lo farò non appena riesco a filmare un book haul di tutti i libri che ho preso a causa di o grazie alla fiera di Bologna e che arriverà a breve. Cominciamo con La cameriera di Nita Prose. Questo libro è edito da La nave di Teseo ed è uscito, se non sbaglio, nel mese di aprile. Io l'ho letto a gennaio, ho ascoltato l'audiolibro e mi è piaciuto davvero tantissimo. Questo libro parla di Molly, che è una cameriera in un lussuoso hotel che si trova a Manhattan. Molly è fissata con la pulizia ed è molto dedita al suo lavoro e quindi il suo compito è quello di riportare ogni camera che pulisce ad uno stato di assoluta perfezione. La sua è una routine quotidiana ben consolidata, fin quando un giorno non entra nella suite di un milionario che trova morto nel letto. Nonostante sia stata lei a suonare il campanello d'allarme avvisando lo staff dell'hotel, il manager e così via, si ritrova ad essere la prima indiziata, la sospettata della polizia, e questo perché il suo è un comportamento molto particolare che facilmente può destare sospetti, e quindi per scagionarsi si ritrova lei stessa a cercare di capire che cos'è successo e chi è il vero assassino. A me questo libro è piaciuto davvero tantissimo, l'ho divorato, mi sono divertita a cercare di trovare nel testo tutti gli indizi e capire chi potesse essere il vero colpevole, e soprattutto sono rimasta scioccata quando sono arrivata all'ultimo, ultimissimo capitolo e non me lo aspettavo, c'è stato un colpo di scena su qualcosa che era successo in precedenza che davvero non avrei mai indovinato, e pensavo che il mistero e tutto ciò che era successo si fosse risolto, invece no. Ma soprattutto mi è piaciuto moltissimo il personaggio di Molly. Non è scritto nel testo in modo esplicito, però io sono sicura al 99,9% che Molly si trova sullo spettro autistico o che comunque è un personaggio neurodivergente. Lo si capisce perché ha fatica a trovare il suo posto in un'interazione sociale, a decifrare e accogliere alcune sfumature di significato, non riesce a percepire o non riesce a capire quando qualcuno è sarcastico, ironico, è ossessionata con la pulizia in modo ossessivo compulsivo, ci sono alcune regole sociali che le sfuggono, non sa come muoversi a volte nel mondo, insomma da questo punto di vista la rappresentazione mi è sembrata fatta davvero davvero bene, per quanto come ho detto non sia esplicitato nel testo, però potrebbe anche essere assolutamente una cosa voluta e va bene così. Però ho adorato il suo personaggio, ho adorato tutti i personaggi che le ruotavano attorno, in particolare la nonna, perché lei viveva con la nonna all'inizio del libro, però la nonna purtroppo è già morta e loro avevano un rapporto molto particolare, molto stretto. La nonna aiutava la nipote ad interpretare il mondo, a capire cosa gli altri stavano cercando di dirle. Insomma, mi è piaciuto davvero davvero tantissimo e l'autrice è stata molto abile, secondo me, da una parte a conservare, a mantenere per tutto il corso del libro
questa ingenuità, innocenza di Molly, il suo non capire cosa sta realmente succedendo, ma allo stesso tempo attraverso descrizioni, sguardi, gesti che Molly vedeva ma non riusciva a decifrare nel modo corretto, l'autrice riusciva a dire al lettore cosa stava effettivamente succedendo, sebbene Molly non lo stesse capendo, quindi lei restava ignara della situazione, noi ne eravamo al corrente, ma questo non mi ha fatto provare frustrazione. Era una dinamica molto interessante quella che stava avendo luogo nelle pagine, mi è piaciuta davvero tantissimo e per chi è amante di gialli, misteri o narrativa per adulti in generale, questo è un libro che assolutamente consiglio. Dopodiché, andando in ordine cronologico, ho letto, di nuovo, ho ascoltato l'audiolibro, in realtà, di L'egoismo è inutile di George Saunders. George Saunders è soprattutto uno scrittore di short stories, quindi di storie brevi. Ha scritto anche un libro di narrativa che io non ho letto, Lincoln nel bardo, qualcosa del genere. È un libro che devo assolutamente leggere perché adoro come George Saunders scrive. Questo invece è un breve saggio edito da Minimum Fax ed è la trascrizione di un discorso che George Saunders ha fatto in occasione della consegna delle lauree presso un'università americana che adesso non ricordo quale fosse, nel 2013-2014, qualcosa del genere. E il suo saggio ruota intorno all'idea dell'importanza della gentilezza. Solitamente quando gli studenti si laureano sono animati da una profonda ambizione. Vogliono avere successo, vogliono raggiungere determinate vette e il lato negativo dell'ambizione è che più si ha successo, più questo alimenta la nostra brama e desiderio di maggiore successo. Quindi è come scalare una montagna che continua a crescere, quindi non raggiungiamo mai la cima, non riusciamo mai a vedere il gradino più alto che possiamo raggiungere e se anche lo raggiungessimo non saremmo soddisfatti e cercheremo un nuovo gradino, una nuova vetta da raggiungere. E l'autore con questo saggio cerca di esortare gli studenti, invitarli a non essere accecati dall'ambizione, a non concentrarsi esclusivamente su se stessi, ma ad esserci per gli altri, a curare determinate abilità, skills che riguardano anche l'empatia e la gentilezza verso gli altri, perché poi guardando all'indietro, guardando la nostra vita, guardando al nostro passato, quelle cose belle che ci ricorderemo sono i momenti che abbiamo condiviso con gli altri, in cui siamo stati gentili con gli altri. Questo è un saggio davvero, davvero molto bello. George Saunders è fantastico, incredibile, sono un'ottantina di pagine che si leggono veramente nell'arco di mezz'ora se non di meno, quindi davvero assolutamente consigliato anche questo, George Saunders è un mito. E ho avuto la fortuna di incontrarlo un paio di volte ed è anche una persona simpaticissima, quindi davvero stima assoluta per quell'uomo. Nell'intro di questo video ho parlato di libro Young Adult, vorrei correggermi perché non è un vero e proprio Young Adult, ma è più che altro un libro per ragazzi, middle grade per intenderci, quindi dai 9-10 anni in su, e si tratta di Mostraci chi sei di Elle MacNicol. Questo è edito da Uovo Nero ed è il secondo libro dell'autrice, il romanzo d'esordio, è stato anche tradotto in italiano con il titolo di Una specie di scintilla. Questo libro parla di Cora, che è una ragazzina neurodivergente, autistica. Suo fratello maggiore lavora per una corporation high-tech che si chiama Il Melograno ed una sera Cora, il fratello e il papà vanno ad una festa che è stata organizzata dal fondatore di questa organizzazione, di questa corporation. Lì Cora conosce Adrian, il figlio del fondatore, e i due stringono un'amicizia molto molto particolare e simpatica. A Cora viene chiesto più volte di essere intervistata da questa organizzazione. Perché? Il Melograno vuole utilizzare la tecnologia dell'artificienza, what? Dell'intelligenza artificiale, oddio! Il Melograno vuole utilizzare l'intelligenza artificiale per creare degli ologrammi di persone veramente esistite, personaggi famosi, persone care che ormai sono morte, per dare la possibilità ad altre persone, quindi potenziali clienti, consumatori futuri, di poter parlare con i loro cari come se fossero ancora in vita, di poter conoscere personaggi famosi con cui non avrebbero mai avuto la possibilità di parlare e via dicendo. Essendo Cora neurodivergente, il Melograno vuole intervistarla in modo tale da capire quali sono le caratteristiche del cervello neurodivergente in modo tale da poter creare degli ologrammi di persone neurodivergenti che siano fedeli alla realtà.
Le vere intenzioni però del melograno sono ben altre e potrete scoprirle soltanto leggendo questo libro. Sono felicissima di poter dire che ho adorato anche questo libro, quindi questo è una specie di wrap up molto molto positivo. Cora è un personaggio davvero interessante, davvero complesso, mi è piaciuta tantissimo la sua amicizia con Adrien, il fatto che nonostante siano entrambi neurodivergenti non lasciano che questa loro diversità li porti a cercare di omologarsi agli altri, accolgono la loro diversità, non hanno timore, paura di manifestarla, di comportarsi in modo diverso, in un modo che può sembrare strano agli altri ma che invece rende loro stessi molto felici. C'è una scena in cui vanno ad un ballo scolastico come amici e si mettono a ballare in un modo strano e gli altri li fissano come se non capissero che cosa stanno facendo e loro due invece si divertono come se non ci fosse un domani, sono tenerissimi e ho davvero adorato quella scena. Ed è stato anche molto difficile vedere come Cora penetra questa organizzazione arrivando al cuore del problema, al cuore di ciò che il melograno sta veramente cercando di fare, di quanto questo sia orribile, di come possa ferire le persone, di quanto sia ingiusto e di come lei si sia lasciata facilmente persuadere per il fatto che, avendo perso la madre da piccola, cercava disperatamente questa connessione con un genitore che le manca terribilmente e che ha perso troppo presto. Insomma, davvero davvero bellissimo e anche questo assolutamente consigliato. E passiamo adesso alle graphic novel. La prima che vorrei mostrarvi è Amici per la pelle di Roger Olmos. Questa è una graphic novel che mostra il legame che esiste fra un senzatetto ed il suo cane e di come i due, sebbene siano randagi, senza un loro posto nel mondo, quasi rifiutati dagli altri, dalla società, riescono a trovare il modo di stare insieme, di proteggersi a vicenda, di prendersi cura l'un dell'altro e di costruire una famiglia. Essenzialmente, e io ho pianto. I disegni sono bellissimi, mi sono piaciuti davvero davvero tanto, sono davvero di una tenerezza spettacolare, soprattutto per chi ama gli animali, impossibile, davvero impossibile non lasciarsi colpire da queste tavole, da questa storia. Ho comprato questa graphic novel alla fiera di Bologna, è stato il mio unico acquisto in fiera. Io cerco sempre di non comprare in fiera perché altrimenti non mi controllo, diventa davvero la fine, una cosa grave. Però non ho saputo resistere perché c'era l'artista che mi ha fatto un'illustrazione con dedica. Questo libro lo regalerò a mia madre che è un cane ed è assolutamente bellissima, ve la mostro. E passiamo all'ultima graphic novel che purtroppo mi piange il cuore, non ho con me e non posso mostrarvela ed è davvero un peccato perché l'interno è molto particolare, ma vi prometto che ve la mostrerò subito, quindi iscrivetevi al canale e restate qui con me perché avrò modo di mostrarvela. Si tratta di Il buco di Øyvind Torseter. Fantastica pronuncia. È un libro edito da Orecchio Cervo e non è più disponibile, è introvabile, non si trova da nessuna parte, credo sia andato fuori stampa, non so bene per quale motivo, se è una questione di diritti, se la casa editrice ha deciso di non continuare a stamparlo, non ne ho la più pallida idea. Però quando ero a Bologna sono andata ad una mostra di Torseter con un mio collega, ho visto delle tavole e c'era anche questa graphic novel che ho letto lì, c'era proprio il libro e i visitatori avevano la possibilità di sfogliarlo e quindi leggerlo, perché anche qui si tratta di una cinquantina di pagine, quindi si legge davvero in 5 minuti e l'ho visto, me ne sono innamorata. In fiera sono andata allo stand dell'Orecchio Cervo e ho chiesto di questo graphic novel, mi è stato dato un contatto e quindi mi hanno poi inviato, naturalmente l'ho comprata, ma mi hanno spedito una copia di questo libro e si trova nella mia casa giù al sud e quindi non ce l'ho qui con me, ma ce l'avrò presto e quindi avrò modo di mostrarvela. Ma di cosa si tratta? Abbiamo un personaggio, diciamo una creatura, non è un umano. Questo personaggio si è appena trasferito in una nuova casa e vede che nel suo appartamento c'è un buco e questo buco è davvero fatto a buco nelle pagine e questo personaggio cerca di liberarsi di questo buco, di toglierlo dal suo appartamento e portarlo via, e quindi c'è questa storia
che si sviluppa nelle pagine successive intorno a questo buco nel foglio che resta sempre nello stesso punto, quindi l'autore deve cercare nelle tavole successive di incorporare quel buco nel disegno man mano che si va avanti, man mano che, diciamo, l'inquadratura, il paesaggio, la, non lo so, scenografia cambia. È davvero un'opera geniale, secondo me, mi è piaciuta tantissimo, simpaticissima, super originale, e davvero è un peccato che questo libro non si stia stampando più, perché io l'ho trovato geniale, mi è piaciuto davvero tantissimo, e se riuscite a reperirlo in qualche modo anche tramite le biblioteche, io onestamente non ho provato a vedere se ci fosse, ma se doveste riuscire a reperirlo non fatevelo sfuggire, leggetelo e divertitevi, perché davvero è uno spasso ed è geniale ed è fantastico e merita di essere letto. Bene amici lettori, è tutto per questo video, io vi ringrazio di essere stati qui con me, spero di non aver blaterato al vuoto per troppo tempo, spero che sia stato abbastanza sopportabile. Fatemi sapere nei commenti se avete letto questi libri, se li conoscevate già, e fatemi sapere quali sono state le vostre letture preferite e le vostre letture peggiori che avete fatto nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, perché questi sono i mesi che ho coperto in questo video, e noi ci rivedremo presto in un altro video in italiano, perché sì, perché ormai ho deciso di fare questa follia, almeno per il momento, di fare video sia in italiano che in inglese. Vedremo come andrà a finire, vedremo se impazzirò, io spero di no, però ci rivedremo presto in un altro video. Iscrivetevi, mettete like, condividete, trovate tutti i miei social media giù nell'info box, e basta, ho parlato fin troppo, non mi sopportate più, ci vediamo presto, ciao!